Questo TGDO è offerto da Costan, brand del gruppo Epta, da Giotto Candy Collection, la nuova collezione Giotto tutta al femminile, e da Marlene, figlia delle Alpi. Il re del Marocco compra Nutcao, Multicedi acquisisce 17 Rossotono, GISC 137 aperture e 489 restyling, New Colde Froneri, nuovo polo del fresco, 3.000 presenze al salone Carrefour. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna in onda sui canali di Edizioni DM. Vediamo insieme questa settimana quali sono state le principali notizie nel mondo del retail e del largo consumo. Nutcao di Canove, in provincia di Cuneo, ha raggiunto un accordo preliminare di cessione al 100% con Al-Mada Holding di investimenti privata che fa capo alla famiglia reale del Marocco. Più in dettaglio, la compratrice è Teralis, che all'interno di Al-Mada gestisce gli investimenti agroalimentari. Il valore dell'offerta, secondo il Sole 24 Ore, si aggirerebbe sui 450 milioni di euro, rispetto a un giro d'affari consolidato di più di 300 milioni. Gruppo Nutcao, di proprietà dal 2018 del private equity White Bridge Investments, comprende una costellazione di 7 società in Italia, Belgio, Ghana e Stati Uniti ed è specializzata nella produzione di creme spalmabili e altri dolciari. Multicedi annuncia di aver perfezionato l'acquisto di 17 punti vendita a insegna Rossotono in Campania ed è la piattaforma logistica di Airola in provincia di Benevento da Apulia Distribuzione. I nuovi punti vendita, che saranno gestiti tutti direttamente da Multicedi tramite la sua controllata Multinvest, saranno sottoposti a ristrutturazione e riapriranno con nuove insegne entro novembre. 8 strutture diventeranno Deco supermercati, mentre 9 diventeranno Dodeca. Tutti confermati anche gli oltre 600 collaboratori attualmente impiegati. Risultati importanti per GISC, specialista della casa e dell'arredo giardino, che chiude l'esercizio 2023-24 terminante al 31 agosto con una crescita del giro d'affari del 7,6%. Il fatturato passa così a 41,4 miliardi di corone danesi, pari a 5,6 miliardi di euro. La rete al dettaglio comprende oggi 3.400 punti vendita, mentre in 12 mesi sono stati inaugurati 137 negozi. Altri 489 sono stati oggetto di rilocalizzazioni, ampliamenti e aggiornamenti. Il gruppo, fondato da Lars Larsen nel 1979 e di proprietà familiare, si prepara anche a sbarcare nel 2025 in Marocco, aprendo così il suo 49esimo mercato. È stata posata a Ferentino, in provincia di Frosinone, la prima pietra del nuovo cold store di New Cold, azienda specializzata nella logistica alimentare avanzata. Lo stabilimento, che entrerà in funzione nel 2026 e sarà determinante nella strategia della società per coprire logisticamente l'area del Sud Italia, prevederà oltre 70 milioni di euro di investimenti e creerà dai 150 ai 200 nuovi posti di lavoro. La struttura sorgerà nei pressi dello stabilimento di Froneri, società attiva nel settore del gelato, e sarà collegata a esso attraverso un tunnel dedicato. E si è chiusa ieri la nona edizione del Salone Carrefour, l'evento annuale dell'insegna che chiama a raccolta partner, fornitori e tutta la rete dei punti vendita diretti e in franchising. L'edizione 2024 ha messo al centro il tema della valorizzazione del Made in Italy, un impegno che si traduce in relazioni consolidate con oltre 11.000 produttori locali, tra cui oltre 8.500 realtà per i prodotti a marchio filiera qualità Carrefour.
12 i nuovi firmatari, che portano a 67 il numero di aziende parte del patto per la transizione alimentare, che vede l'azienda e i suoi fornitori impegnarsi per far evolvere il sistema alimentare in chiave sostenibile. Pubblicato anche il bilancio di sostenibilità 2023, che ha visto ridotte le emissioni di CO2 del 43% rispetto al 2019. Anche per questa settimana è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima con il TG di O, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie. Questo TGDO è stato offerto da Costan, brand del gruppo Epta, da Giotto Candy Collection, la nuova collezione Giotto tutta al femminile, e da Marlene, figlia delle Alpi.